Allora, benvenuti, sono Erbino, vi spiegherò, questo è un po' un talk introduttivo su come fare musica con il Game Boy. L'idea è che qui vi darò una breve carrellata di come funziona l'hardware, come si fanno le varie cose, un po' di programmi, e dopo alle 11:20 invece ci sarà un lab un attimino più approfondito su un programma nello specifico che è l'SDJ, cui vi farò vedere effettivamente come se funziona il proiettore. Vi farò vedere effettivamente come si compone un pezzo dall'inizio alla fine, più o meno. Allora, prima di tutto. Ok. Vabbè, chi sono io? Vabbè, le cose, sviluppo in un'azienda qui a Padova che si chiama Ispirata. Sono il Game Boy dal 2012. Mi piace fare rumore, quindi suono un po' di cose, Game Boy, chitarra, batteria, un po' di tutto. Qui trovate un po' di miei riferimenti in giro per codice, per diciamo, la musica. Allora, cos'è la Micro Music? Qualcuno di voi sa cos'è la Micro Music? È già stato un concerto di musica con Game Boy o robe simili? No. Allora, se Google ovviamente non collabora. Internet. Un bellissimo video. Vediamo. Però non va neanche internet. Vado anche perché le slide sono. Immaginatevi che qui ci sia un video bellissimo su YouTube che fa vedere una serata di gente che suona il Game Boy. Aspetta, creazione di una connessione protetta in corso, ce la sta facendo. In attesa di risposta, attenzione, comparirà qualcosa adesso? Non comparirà mai niente. Esatto, no, allora fondamentalmente la Micro Music non dovete immaginarvela come la musichetta dei videogiochi, perché in realtà va molto oltre questo, nel senso che tutta la gente che suona Game Boy, ma anche altre console come il Commodore 64, o vari modelli Game Boy Advance, esatto. Fondamentalmente fa un sacco di generi diversi ed è proprio interessante perché i generi che si possono fare con questo genere di hardware passano da diciamo a musichetta tipo videogiochi, ma anche c'è gente che ci fa metal col Game Boy, che è abbastanza strano, ma allo stesso tempo è divertente. Quindi perché bisogna fare. Carica niente. Ok. Perché? Allora, finché non mi carica questa pagina, lui non mi va oltre. Tolde tutto. Allora, una domanda che qualcuno potrebbe farsi è perché sto usando Windows? Prima di tutto. Ce l'abbiamo fatta. Quindi perché fare musica col Game Boy quando uno può farla, quando uno al giorno d'oggi ormai a costo zero può fare musica elettronica usando programmi ben più professionali? Prima di tutto perché possiamo, alla fine siamo a una conferenza che si chiama Italian Hacker Camp, quale modo migliore di essere hacker, di fare qualcosa per il puro gusto di poterlo fare? Quindi noi prendiamo una console di 30 anni fa ormai, perché il Game Boy è uscito nel 1989, e riusciamo a tirarci fuori della musica che suona bene nel 2018, che è una cosa molto carina. Dopodiché c'è un aspetto di limitazione. Vi farò vedere dopo che il Game Boy ha sostanzialmente soltanto 4 tracce audio. Quindi nel momento in cui uno fa musica con Game Boy deve concentrarsi al 100% su riuscire a incastrare più cose possibili in queste 4 tracce. Non è come quando apro, che so, Cubase che dico ma vorrei un'altra cosa. Aggiungo un'altra traccia. Tu lì hai 4 tracce. Se vuoi riuscire a farci stare un altro suonino, devi riuscire a creare spazio nelle tracce che hai già. E questo aspetto è molto divertente perché ti permette
permette di essere molto meno dispersivo nella composizione musicale, perché non devi concentrarsi 10.000 cose, devi essere molto attento a quelle quattro tracce lì, fine della scena, fine della storia. Dopo, la scena, come vi dicevo, è molto orizzontale rispetto ai generi musicali, che è, diciamo, una particolarità che io ho trovato soltanto nella micro music, nel senso che io, suonando anche chitarra e altri strumenti, capitava magari, avevo il gruppo punk rock, facevi le serate punk rock con la gente che suonava punk rock, ascoltava punk rock, e quindi era tutto un po' chiuso in se stesso. Invece la micro music riesce a fare delle serate in cui inizia uno che appunto suona solitamente tunes, perché in Italia abbiamo questa cosa della cassa dritta, che siamo molto bravi a fare questa musica tamarrissima ed è anche divertente oltre una certa ora, però trovi anche gente che fa metal, quindi ti permette di avere delle serate molto più variegate, secondo me, rispetto alla musica tradizionale, tra virgolette. E dopo, sempre confrontato con altri strumenti che si possono suonare, si gira leggeri, nel senso che questo è il mio fantastico necessaire per quando vado alle serate chiptune, ci sono dentro tre Game Boy, due cavi, fine. Io esco di casa con la valigetta, non bisogna andare alle 6:30 al locale per fare il sound check, perché devi montare la batteria, le cose. Arrivi mezz'ora prima, quando devi suonare, infili, piaci, suona, sì, non c'è il proiettore, quindi funziona, non ci sono questi problemi, e basta. Quindi, vediamo un attimo l'hardware audio del Game Boy. Allora, il Game Boy, come vi ho detto prima, ha quattro cosiddette voci, e ci sono due canali pulse, un canale wave e un canale noise. Il canale pulse riproduce delle onde quadre, quindi la forma d'onda più basica possibile, quella che si associa di solito al suono della chiptune e in generale all'hardware retro. E ogni onda quadra ha quattro duty cycle diversi, che purtroppo non posso farvi vedere la demo, comunque sostanzialmente vuol dire che tu hai sempre un'onda quadra, però in base a quanto è alta, cioè alla percentuale di 1 rispetto alla percentuale di 0, ha dei suoni leggermente diversi, e ce ne sono quattro possibili di queste impostazioni. Dopo c'è il canale wave. Il canale wave riproduce forme d'onda arbitrarie, ovvero voi avete proprio una tabella dove potete disegnare la vostra forma d'onda, e questa forma d'onda è composta da 32 sample da 4 bit, quindi voi potete disegnare una sinusoide, potete disegnare l'onda che vi pare. Chiaramente 4 bit sono abbastanza limitanti, quindi si continua a sentire che è diciamo il carattere low-fi della cosa, però questo canale vi dà un po' più di libertà in quello che potete fare, e quindi è usato ad esempio in alcuni programmi come LSDJ per fare riproduzione di sample, quindi sulla cartuccia vengono messe delle registrazioni low-fi di strumenti veri, come può essere una batteria oppure una drum machine campionata, e viene usato questo canale per la riproduzione di quei canali, di quei suoni. Dopodiché c'è il canale noise, che è un generatore di rumore digitale. Fondamentalmente viene usato principalmente per i suoni, ad esempio come la batteria, i piatti oppure il rullante, perché appunto il suono è quello di del noise. E ci sono due modalità, 7 bit o 15 bit. La 15 bit è più, genera un rumore che è simile a un rumore bianco, e quindi viene usato per appunto le cose che ho detto prima. 7 bit è più per gli effetti, come quelli che magari delle bombe che esplodono. Non sono molto bravo a fare il generatore di rumore. Qui avevo la demo, ma forse potrei farvelo sentire lo stesso, con sentire ma non vedere. Fondamentalmente io sono attaccato agli amplificatori, sono attaccato il cavo audio, vediamo se
riusciamo addirittura a fare delle cose. Allora, papà, OpenGB, caricati. Io sto uscendo, in teoria. Se no mi stacco e faccio uscire il suono e... Sì, il microfono sì. Allora potrei fare questa cosa, se no. Ok, circa si dovrebbe sentire. Magari no, ma... Allora, questa è quella che vi dicevo prima, è l'onda quadra. I quattro duty cycle, vi faccio sentire a cosa corrispondono. Fondamentalmente voi con questa onda quadra potete andare a fare le note che volete. Questo è il primo duty cycle, che è quello più fine, che fa... Dopo abbiamo quello subito successivo, che è questo. Dopo abbiamo questo. E dopo c'è il quarto, che è uguale al secondo, ma con la fase invertita. Quindi, come sentite, sono quattro suoni diversi che potete fare con un'onda quadra. E questo ce l'avete ripetuto per due volte, quindi avete due canali con cui potete fare i vostri motivetti con le onde quadre. Basta. Ok, e questo è il canale pulse. Il canale wav invece è un po' più diciamo variegato, quindi non si possono fare sentire tutti i suoni possibili e immaginabili, però l'idea è che voi potete costruirvi la forma d'onda che volete sul canale wave. Aspettate che alzo un po'. Ad esempio qua c'è una cosa abbastanza simile a una onda dente di sega, però può fare anche una sinusoide, e poi si possono modulare vari parametri. In questo caso io sto usando LSDJ, quindi lui mi sta già dando una modulazione su quel canale lì. Fermo. E LSDJ diciamo che ti semplifica un po' questa la fase del design del suono, dandoti dei controlli che sono simili a un sintetizzatore, quindi potete trovare quello che trovate di solito in un sintetizzatore, quindi il cutoff del filtro, la fase... E modificando queste cose lui si occupa di creare delle forme d'onda che si avvicinano a quello che vi aspettereste. Il canale noise, che sta qua, invece, come vi dicevo, è rumore. Quindi... Questa è la modalità 15 bit, quindi sembra un po' un piatto, se lo accorciamo diventa un rullante, tipo. Lo accorciamo cortissimo, questo lo potete usare come rullante. Altrimenti c'è la modalità a 7 bit, che fa questo genere di suoni qua. Che sono quasi melodici, cioè lo potete usare anche come note. Il problema è che nel canale noise non è facile controllare le note che state emettendo. Quindi con questi quattro suoni che vi ho fatto sentire,
si fanno delle canzoni, vi assicuro che si fanno, ma non è, cioè, non dico neanche che non è semplice, perché in realtà la curva di apprendimento è abbastanza lineare, però è interessante vedere come con dei suoni così, diciamo, grezzi si riesca a ottenere qualcosa di molto simpatico. Ora, questa cosa si fa su dell'hardware reale, quindi effettivamente su dei Game Boy. Quali sono questi modelli di Game Boy? Fondamentalmente, se volete intraprendere la magica via della chiptune, dovete procurarvi il mattone, il sacrosanto mattone, oppure il Play It Loud, che sostanzialmente... questo qua è il cosiddetto DMG01, ovvero il primo, che poi io gli ho cambiato i colori, ma sapete benissimo quali sono quelli originali. Questo è il primo Game Boy, quello dell'89. Subito dopo è stata fatta un'altra serie che si chiama Play It Loud, che sono sostanzialmente la stessa cosa, ma di colori diversi. Questo è trasparente, ce ne sono di tot colori, gialli, blu, rossi. Però l'hardware all'interno è lo stesso. E questi sono quelli che effettivamente suonano meglio, perché hanno dei bassi migliori. Altrimenti, Game Boy Color, per il semplice fatto che è comodo da portarsi in treno. Perché io ho fatto l'errore, io mi portavo avanti e indietro questo qua, il treno, a parte non essere il massimo della praticità a tenerselo in borsa. Il problema è che, essendo grande, sbatte, si rovina, e poi è finito che questo c'ha lo schermo mezzo morto, invece avrei dovuto portarmi questo. Il Game Boy Color ha un suono un attimino più, diciamo, sugli alti, quindi ha meno bassi, non ha i bassi ciccioni che ha il Game Boy DMG. Ci sono delle modifiche che io non ho fatto perché uso principalmente gli alti, però ci sono possibili delle modifiche per cui, rimuovendo qualche componente sulla scheda, oppure chiedendo a qualcuno di farvelo, perché nel giro chiptune comunque c'è tanta gente che queste cose le fa, anche mandate, ve lo fa, si può ottenere un suono migliore dal Game Boy Color. Questo è l'equivalente agli amplificatori valvolari del mondo Game Boy. La gente sta lì a dire: ah no, perché il Game Boy suona meglio. E infatti ci sono, c'è un tizio che ha fatto proprio una pagina web intera registrando le forme d'onda dei vari Game Boy, e qui vedete che il DMG ha un'onda, questa è l'onda quadra, quindi effettivamente non è quadra, però come vedete è molto più cicciona rispetto al Game Boy Color, che ha un'onda proprio che si vede che è pesantemente filtrata a passa alto. Se voi fate la Pro Sound al Game Boy Color, diventa un attimino meglio. Se poi volete impazzire, vi andate sul... vediamo se si apre internet. E vedi però, perché questo si apre? Vabbè. E c'è questa bellissima infinita pagina dove c'è questo tizio che ha fatto la sbatta di prendersi ogni singolo Game Boy. Il Game Boy Light l'ha registrato con la luce accesa e con la luce spenta, perché cambia il suono, e ha fatto tutte le forme d'onda possibili e immaginabili. Ci sono anche i sample audio, e quindi fondamentalmente vi fa vedere che il DMG è il migliore. Altri più nuovi sono non male, però gli mancano alcune caratteristiche, per cui è sempre meglio usare il caro vecchio mattone. Ora vediamo se però, perché a questo punto non vorrei usare, però, no, va, alla fine. Quindi voi direte: va bene, ho il Game Boy, cosa faccio per suonare? Ci metto Super Mario e schiaccio i tasti? No. Ci sono dei programmi apposta che sono, tra l'altro, ampiamente sviluppati anche al giorno d'oggi. Anzi, negli ultimi 2-3 anni la chiptune ha avuto un rinascimento, per cui ci sono delle chicche molto carine che adesso vi farò vedere tra i programmi. Ma i programmi principali, diciamo che la scena chiptune è bipartita tra due partiti. Uno è LSDJ, il partito di cui faccio parte anch'io, ed è un programma che ha questa interfaccia dove voi dovete fondamentalmente, ed è quello su cui farò il lab alle 11:20 nell'area laboratorio,
Fondamentalmente voi avete le tracce che scorrono in verticale, quindi è diverso da come siamo abituati ai programmi di oggi in cui la traccia scorre da sinistra verso destra. Questo si rifà all'estetica dei tracker che andavano anche molto su DOS e tutta una serie di hardware vecchio e non, che fondamentalmente dividono la traccia, cioè la traccia musicale in tracce, e queste sono le quattro tracce che vi dicevo prima, che scorrono dall'alto verso il basso. E si basa molto sul concetto di pattern, ovvero all'interno di questa singola, questa diciamo è la traccia song, dentro la traccia song io troverò un pattern, cioè una successione di pattern, dentro ogni pattern troverò una successione di note. Quindi l'idea è che voi vi fate dei pezzettini che poi ripetete incastrandoli in vari modi per comporre la vostra canzone. E questo funziona molto bene su hardware limitato perché potete riusare dei pezzettini magari in due posti diversi in cui due tracce fanno qualcosa di diverso ma una fa la stessa cosa. E l'altra cosa carina di LSDJ è che ha molte possibilità di sincronizzazione sia interne, quindi si possono sincronizzare due Game Boy usando la Link Port, quella che usavate per scambiare i Pokémon che spegnevate poi per duplicarli, e si possono collegare due Game Boy e fare quindi avere la possibilità di usare quattro tracce, quattro su un Game Boy, quattro sull'altra, che vanno insieme perché lui le sincronizza. Oppure, costruendosi dei cavi speciali, è possibile attaccare un po' di tutto al Game Boy, da sintetizzatori analogici tipo i Korg Volca, se li conoscete, oppure si può attaccare del MIDI, quindi si può costruire un cavo che da una parte è una link port, dall'altro è il classico MIDI a 5 pin, e si può attaccare a una tastiera e suonare, oppure attaccare al computer e sincronizzarlo con qualcos'altro. Io dico che probabilmente questo è il programma più usato, ma sono di parte perché è quello che uso io. L'altro programma del bipartitismo chiptune è Nanoloop, che ha un'interfaccia abbastanza diversa. Io tra l'altro sono abbastanza, sarò onesto, non l'ho usato tantissimo proprio per il fatto che solitamente se inizi con uno poi approfondisci quello e vai per sempre con quello. E poi si fanno le flame war. No, non è vero, ci vogliamo tutti bene. E questo è basato più su dei loopettini che vengono ripetuti, ed infatti anche lo stile musicale che ne esce è abbastanza diverso, nel senso che LSDJ è usato per fare, almeno nella mia esperienza, per fare pezzi più articolati, mentre Nanoloop va molto bene per cose tipo techno, per cui dei pezzi magari molto lunghi che iniziano con dei pattern ripetitivi a cui va aggiunto man mano dei layer, e per l'interfaccia di Nanoloop permette di sfruttare meglio questa cosa. Ci sono due versioni diverse di Nanoloop. La versione 2.x funziona su Game Boy Advance, quindi non funziona su tutto il vecchiume Game Boy prima generazione, ed è una cartuccia proprio per Game Boy Advance. Mentre c'è la versione 1.x che invece funziona sull'hardware su cui funziona anche l'SDJ. Come vi ho detto, l'interfaccia è loop-based, l'altra metà del bipartitismo chiptune, ma una cosa molto carina di Nanoloop, che ha tirato fuori abbastanza recentemente, è Nanoloop Mono. Ovvero, io prima avevo detto che il Game Boy ha soltanto quattro tracce, ma in realtà c'è un però. Fondamentalmente i costruttori del Game Boy hanno permesso da sempre, da quando è stato creato, di immettere altre due tracce analogiche dalla cartuccia. Quindi la cartuccia aveva la possibilità di mettere un segnale audio che veniva poi mixato all'interno del Game Boy e buttato fuori dall'output audio. Tuttavia nessun gioco ha mai sfruttato questa possibilità perché era abbastanza superfluo. Quelli di Nanoloop hanno visto questa cosa e hanno detto: sai che c'è? Facciamo una cartuccia che in realtà
ha dentro un sintetizzatore analogico e buttiamo l'output del sintetizzatore analogico dentro al Game Boy. Quindi questo ti permette di avere le quattro tracce del Game Boy più delle, diciamo, dei, sono principalmente onde quadre e suoni percussivi filtrati analogicamente. Quindi su questa cartuccia qua, in realtà dentro, cioè è super piccola come cartuccia, ma dentro c'è la circuiteria analogica di un paio di filtri, che fa sì che voi possiate avere un approccio ibrido avendo i suoni del Game Boy più filtraggio analogico, che è molto figo perché si ottengono dei risultati molto, molto particolari. Infatti, nonostante io sia della scuola LSDJ, prima o poi Nano Loop Mono me lo prenderò. Perché è proprio, ci si fanno cose diverse. Finiti i due, diciamo, programmi con cui si fa musica seria, mia opinione, ci sono poi una serie di programmini comunque con cui si può giochicchiare. Ad esempio MGB è come se fosse un, cioè, un programma che fa sì che tu possa usare il tuo Game Boy come se fosse uno strumento. Quindi ci attacchi una tastiera MIDI e lo suoni. Puoi selezionare il suono e ti permette di avere i suoni del Game Boy controllati via MIDI. E poi c'è Sheetwave, che va molto, che è un esperimento di un tizio che ha detto vediamo, proviamo a vedere tutti i suoni possibili che si possono fare con il canale Wave. E quindi si è inventato questo programmino che emette dei suoni random e il risultato è una specie di drone, quindi che va molto bene per la musica ambient. E non è particolarmente, cioè non va bene per quello che va bene, per cui se fate musica ambient provate Sheetwave assolutamente. È un po' difficile da coniugare in un contesto diverso di composizione articolata, tra virgolette. Qui nelle slide ho messo anche una lista completa che trovate su chipmusic.org con, vedete quanti programmi ci sono in realtà per fare musica per il Game Boy. Però diciamo che quelli principali sono LSDJ e Nano Loop. Ora, il problema è, come faccio a mettere il mio programma sul Game Boy? Dove ho messo la carta? Alcuni, come avete visto, Naloop, vengono venduti direttamente sulla loro cartuccia. Quindi voi comprate la cartuccia, la mettete nel Game Boy, fine. LSDJ, in particolare, non viene venduto con una cartuccia. Viene venduto sul sito a una cifra ridicola, tipo dovete fare almeno 99 centesimi di donazione e potete scaricare la ROM. Come fate però a metterlo su qualcosa che possa essere messo dentro un Game Boy? Ci sono varie opzioni. L'opzione numero uno è una cartuccia flash, ovvero quelle originali del Game Boy, più un programmatore, che un tempo era l'unica alternativa, probabilmente quella più economica, però non è particolarmente pratica perché dovete andare in giro col programmatore, dovete costruirvi il programmatore perché è difficile che si trovino, se si trovano costano tanto, quindi non è una soluzione molto usata. La soluzione più usata è questa magicissima e cinesissima cartuccia che si chiama EMS-GB64M. Costa una quarantina di euro, che secondo me è sempre un sacco perché sono 64 megabyte di spazio. Però ha una comoda presa USB mini, neanche micro, e ci si attacca cavo e ci caricate la ROM che volete. Ha due bank, quindi potete metterci LSDJ da una parte, Super Mario o quello che volete dall'altra. E un tempo aveva dei problemi per, cioè fondamentalmente la gente non riusciva a usarla con Windows maggiore XP, ma un supereroe mascherato, che sono io, no, fondamentalmente visto che avevo trovato un avevo visto questa difficoltà, ho scritto un programma, si chiama EMS Cart, che funziona su Linux, Mac, Windows, e funziona con questa cartuccia, risolvendo il problema dei driver USB per Windows e risolvendo il problema che non c'era un programma per Linux con interfaccia grafica. Ho fatto questa cosina qua, quindi buttate la vostra ROM qui, schiacciate Start, fine.
Devo dire che io l'ho fatta così per comodità personale, ma molta gente, cioè io l'ho fatta tra l'altro per la parte Linux delle persone, invece molta gente che usava Windows diceva: ah, grazie, perché dovevo usare Windows XP sono felice di aver dato questo piccolo contributo. Dopodiché ci sono queste ultime alternative che sono la Drag and Derp e la Elcheapo, che sono altre due cartucce che, a differenza di questa, mentre questa si collega via USB, in queste qua mettete dentro fondamentalmente delle micro SD con su le ROM. Funzionano, io non le ho mai prese, ma per il semplice fatto che sono più comode, ma costicchiano, nel senso che sono tra i 70 e gli 80 euro. Considerato che io comunque ho esigenza, più che di avere spazio per le ROM, di avere spazio per i salvataggi, comunque ne devo prendere tante, quindi mi sono buttato più sulle cartucce EMS. Quindi voi prendete la vostra cartuccia, ci mettete il programma, lo mettete nel Game Boy e iniziate a divertirvi. E questo è, diciamo, la parte introduttiva. Ci sono domande? Non ci sono domande? Perfetto. Io qua ho scritto More Demo perché pensavo di fare, ma faccio una mini demo, giustamente. Vi faccio sentire un... Non so se ho tempo. Ho tempo, sì. Ok, allora faccio sentire al volo un pezzo, magari a caso, del fatto col Game Boy, per avere un'idea del... Ah no! Provo a vedere se si riesce a aprire quel dannato video. Perché è carino, perché si vede un po' tutta la gente. No. Mai! Allora, io mi chiedo, come fanno ad andare le slide, come ho fatto ad aprire i siti fino adesso, se internet non va? Va bene. Va bene, allora farò quello che mi attacco io con questa bellissima cassa rosa. Avete richieste? No. Aspetta, però. Del momento magico. No, mi sono perso. Questo è importante. Cos'è successo? Ah, c'è un'altra ROM sull'altra. Sull'altro. Allora. Farò una roba molto veloce. Vabbè, visto che siamo a una conferenza dell'internet e l'internet non va, mettiamo un pezzo dedicato all'internet. È morto. Vabbè, l'idea è questa fondamentalmente, quindi si riescono a fare questi pezzi che abbastanza tamarri, però è la cosa divertente da fare. Sì. Allora, ok. Quanta CPU usano? Ci sarebbe spazio per il gioco con queste musiche? Spazio intendo capacità di calcolo. Probabilmente no, nel senso che uno degli inconvenienti tipici dei concerti chiptune, soprattutto quando si usa il mattone, perché il Game Boy Color è un pelino più potente in realtà, quando si usa il mattone c'è gente, io no perché sono un ignorantone, quindi faccio i pezzi ignoranti, ma quelli che fanno i mega arpeggi tutti incrociati, ogni tanto gli crasha il Game Boy a metà del pezzo. Quindi chiaramente sono... Cioè,
In questo caso il Game Boy è puramente orientato alla musica e quindi ti puoi permettere di non avere CPU per fare nient'altro. Probabilmente una musica particolarmente intricata nell'ambito di un gioco non riuscirebbe a starci, nel senso che non ci sarebbe spazio per qualcos'altro. Però a noi interessa la musica, quindi ci buttiamo su quello. Ci sono altre domande? Ok, perfetto, grazie per l'attenzione allora. E chi vuole imparare a fare... Sì? Ecco. Quanto tempo ci prende più o meno per fare un pezzo del genere? Allora, dipende, TM, solita risposta standard, nel senso che dipende soprattutto da quanto vuoi variare, nel senso che essendo una composizione orientata ai pattern, se hai un pezzo come, cioè alla fine Nyan Cat, a parte l'intro, poi è tutto uguale. Per cui una volta che hai fatto il pezzo main, lo ripeti n volte. Quindi su pezzi abbastanza uguali dall'inizio alla fine, è più io qua la sbatta era stata tirarmi giù, perché volevo fare le cose fatte bene, quindi mi ero tirato giù l'armonia di Nyan Cat giusta. Però poi una volta fatta quella, una volta fatta la cassa sotto, la ripeti n volte. Pezzi magari un po' più articolati, quindi che hanno strofa, ritornello, ci metti, non so, io di solito quando ero in vena il mio ambiente compositivo preferito era il treno mentre andavo in università. Avevo quella mezz'ora, mi mettevo lì, di solito in una settimana, quindi avanti e indietro per 5 volte, tiravo fuori un pezzo. Poi lì è molto a gusto di chi tira fuori le cose, quanto le vuole rifinire. Io dopo un po', se sto sempre su un pezzo, mi annoio, quindi a un certo punto dico ok, è finita, basta, passo alla prossima. Però dipende innanzitutto dalla dimestichezza con il mezzo e dopo da quanto vuoi spingerti in là. Comunque una volta imparato a comporre non è una questione lunghissima. A posto? Va bene. Chi vuole venire a imparare come comporre un pezzo effettivamente con LSDJ, quindi a fare musica per davvero, alle 23:20 sono in lab, che è di qua. Perfetto. Grazie mille.